tuo bullo non è. Il bullone senza la vite non sa dirti che vita è. Ma la vite non si abilita, si ricicla ne fai da te. E il bullone di malavita la rivuole tutta per sé. Quindi il bullo di malavita sulle balle sempre starà. L'ecoballo è la via d'uscita, il movimento si salverà. Come ogni settimana sono andato in edicola e mi sono comprato Novella 2000. Però ieri mi hanno detto che avrei dovuto comprare anche l'Espresso. Perché? Perché c'è un articolo sul Movimento 5 Stelle e quindi l'Espresso, che è un giornale importantissimo, parla di noi. Quindi come prima cosa io volevo ringraziare sentitamente tutta quanta la redazione dell'Espresso che ci ha pubblicato, e quindi significa che stiamo diventando importanti. E non vedo l'ora, ma veramente non vedo l'ora, di leggere questo meraviglioso articolo, perché sapete benissimo che quando io sento parlare di nolle discariche, di un altro ciclo di rifiuti, quindi a rifiuti zero, dell'acqua pubblica, del non nucleare e così via, io proprio mi sento bene. Pensare che queste cose, questi temi di condivisione, di rete, di diretta streaming, dei consigli comunali e regionali in webcam, dell'abbassamento degli stipendi, stiano scritti su un giornale come l'Espresso, a me fa bene al cuore e mi sento meglio, perché credo che la società sta cambiando e che anche i giornalisti stanno facendo un'informazione più sana, più vera e più bella. Quindi per favore lasciatemi solo, perché vorrei iniziare a leggere questo bellissimo articolo e godermelo dalla prima all'ultima lettera. E dico un'altra cosa: secondo me dalla settimana prossima, quando andrò in edicola, sono sicuro di questo dopo che avrò letto questo articolo, abbandonerò definitivamente, che sono anni che lo leggo, Novella 2000, e comprerò l'Espresso, che mi sembra che costa anche uguale, quindi non cambia niente. Grazie e buona lettura a tutti, compratelo e leggetelo pure voi. Ciao ciao. Italiani!